Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie flash di Per Sempre News. Cominciamo subito. Ondata di calore e maltempo e di 110 feriti il bilancio del maltempo registrato nel Veneto nella giornata di ieri. A comunicarlo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune. Chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 centimetri. Ci sono 110 persone rimaste ferite, traumi causati oltre che dalla grandine, da cadute e da rottura di vetri, conclude Zaia. Liberazione Patrick Zaki. C'è attesa per l'arrivo di Patrick in Italia e nella sua Bologna. Il ricercatore è stato rilasciato in mattinata dopo aver ottenuto ieri la grazia presidenziale. Ad attenderlo all'esterno del carcere c'era la madre, con cui ha scambiato il primo lungo e commosso abbraccio. L'egiziano arriverà a Roma e poi viaggerà alla volta di Bologna, dove verrà festeggiata la laurea appena presa qualche giorno fa da remoto. Revoca o sospensione della patente per chi abbandona animali. Nel DDL sulla sicurezza stradale, che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici sulla strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perché, oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti. Lo afferma il vice premier e ministro Matteo Salvini, rispondendo al question time al Senato. Ucraina, salta il tavolo sul grano. I russi abbandonano appunto il tavolo dell'accordo. Il Cremlino, ora il Mar Nero, non è sicuro. Il portavoce Peskov conferma: tutte le navi che si dirigono verso i porti ucraini sul Mar Nero sono considerate come obiettivi militari. Si sono registrati ancora attacchi russi su Odessa e Mykolaiv. L'Ucraina ora sta usando le munizioni a grappolo inviate dagli USA. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.